Da bambina mi hanno fatto fare un sacco di sport: danza, pallanuoto, nuoto, nuoto sincronizzato, equitazione, pattinaggio sul ghiaccio, pattinaggio artistico, sci, ho provato davvero di tutto, persino scherma. I miei ci tenevano proprio ad avere un campione in famiglia, soprattutto mio padre, e devo dirvi che anche io ho un sogno nel cassetto, cioè quello di vincere un giorno, anche se non accadrà mai, una medaglia d'oro, un mondiale, una medaglia olimpica. Si vede che ero destinata ad altro, però ho trovato la mia dimensione. Mi piace allenarmi, a modo mio, ma soprattutto con le mie amiche. Dai, vado a prepararmi una doccia e sono pronta. Sono Diletta Leotta e questo è Fitness Confidential. Mi farò raccontare da amici, sportivi e non quali sono le loro abitudini per tenersi in forma e stare bene. E ruberò a ognuno di loro un consiglio utile a tutti. Il Covid e le misure anticontagio hanno praticamente condizionato le nostre vite, soprattutto quelle degli sportivi. Stadi chiusi, partite sospese, si è fermato davvero tutto. E anche le Olimpiadi che si dovevano disputare quest'anno a Tokyo sono state rinviate nel 2021, ma c'è chi non si è perso assolutamente d'animo e anzi, invece di prepararsi per vincere una medaglia, ha dedicato il suo tempo ad allenare un gruppo di amiche. Sto chiamando Rossella Fiammingo, due volte campionessa del mondo e medaglia olimpica di scherma. Ciao Rossi, come stai? Ciao Dili, tutto bene? Dove sei? Sono a casa mia a Santa Tecla, ho preso un po' di sole e adesso mi stavo rilassando. È vero, sei abbronzatissima, beata te. Ma l'abbronzatura è dovuta al fatto che sto correndo tantissimo fuori, quindi in realtà non prendo tanto sole, però correndo mi abbronzo. Mi fai vedere anche che cosa hai dietro? Allora, vedo la foto. Certo, questa del, è questa è Olimpiadi. Bravo. È argento olimpico. Questo è il mio secondo mondiale a Mosca e poi c'ho un altro mondiale, il primo a Kazan. Insomma, ho tutti i miei ricordi. In realtà devo mettere anche una foto con le mie amiche, ma anche tu, perché comunque è sempre un gran trofeo. Ci racconti come stai vivendo questa fase così particolare per uno sportivo? Perché tu mi dicevi, è strano per uno sportivo non avere degli obiettivi a lunga scadenza, ma anche a breve termine. Sì, è molto difficile, devo dire la verità, dal punto di vista mentale, forse è la prima volta che io affronto una cosa del genere, perché l'unico momento in cui noi non abbiamo gare è d'estate, ma di solito il periodo è breve. Adesso io sono tanti mesi che non faccio gare, da gennaio, perché mi sono prima infortunata, poi finalmente ero guarita a marzo, sono rientrata in palestra e dal giorno dopo me l'hanno chiusa per il lockdown. Le prime due settimane mi sono allenata a casa con l'idea di fare le Olimpiadi e ne ho approfittato per studiare e nel frattempo anche per stare un po' con le amiche tramite i social o con i familiari, quindi comunque ne ho approfittato per fare altro che di solito durante l'anno non riesco bene a fare. Brava, infatti, da questa cosa che mi stai dicendo ho tre domande da farti. Prima, Art Attack, che ti sei creata a Costantino per allenarti per le Olimpiadi. Poi la seconda cosa, appunto, anche noi ti abbiamo tenuto in allenamento perché hai creato un gruppo di allenamento tra noi amiche fichissimo. Bellissimo. E la terza cosa, che secondo me però è la più bella e la più importante, quella che veramente mi rende orgogliosa da amica, ma anche insomma tutte le sportive immagino che ti prendano come spunto in questo caso, è che sei riuscita anche a laurearti. Da quale delle tre cose vuoi partire? Partiamo da Costantino in ordine. Quello è dovuto al fatto che ero veramente disperata. E dal punto di vista fisico sono riuscita ad allenarmi bene, ma tecnicamente non potevo andare in palestra e quindi non potevo esercitarmi neanche con il maestro. Allora mi è venuta l'idea di creare un manichino, mentre la seconda domanda erano gli allenamenti con le amiche. Tramite House Party abbiamo fatto tantissimi allenamenti che duravano 20 minuti, quindi neanche tanto. Devo dire che sono stata abbastanza buona e clemente con te, però erano intensi. La terza domanda era sulla laurea. Sono contenta, ma in questo momento mi sento un po' vuota, perché da che mi allenavo, da che studiavo, adesso non sto facendo nessuna delle due cose bene, però
vediamo il lato positivo. Certo, perché la tua vita cambia tanto, no? Prima di una gara. Ti chiudi nei ritiri, sì. Vi allenate tantissime ore. Sì, sì, cambia tantissimo perché durante i ritiri ci alleniamo 6 ore, adesso mi sto allenando 3 ore, 4 ore, che per me è poco. E soprattutto io non sono abituata a stare tanto tempo a casa, perché se non abbiamo i ritiri abbiamo le gare, quindi almeno una volta ogni 2 settimane andiamo fuori. E la maggior parte delle gare sono fuori Europa, quindi facciamo anche dei viaggi belli lunghi. E poi c'è una cosa che mi piace raccontare, perché appunto durante la tua laurea, che si è svolta così, ma ti sei vestita bene o rivestita bene solo sulla parte superiore, sotto eri tipo con le ciabatte? Ero vestita benissimo, però poi avevo le ciabatte. Allora Rossi, siamo arrivati alla fine, questa è una domanda che faccio a tutte le mie amiche e gli amici che si collegano con me, che è un fitness confidential, cioè praticamente sarebbe un consiglio, un'abitudine da seguire sia per se stessi nel quotidiano, e magari tu puoi anche raccontarci qualcosa di tuo un po' più specifico, cioè tipo un modo in cui tu trovi la concentrazione prima di una gara, un'abitudine, una formula magica. Allora, di solito prima della gara una cosa che faccio sempre è cercare un posto dove non c'è nessuno, quindi mi chiudo, non sanno neanche dove sto, e ascolto la musica. È il mio modo per caricarmi, e poi esco solo 5 minuti prima dell'assalto, perché ho bisogno proprio di stare da sola con me stessa e meditare. E che canzoni ascolti? Che musica ascolti? Allora, di solito reggaeton, però dipende, anche a volte ascolto musica italiana, musica indie, dipende un po' dall'area geografica in cui mi trovo. Se mi trovo in America Latina ascolto il reggaeton sempre, mentre in altri posti dipende un po' dall'ispirazione che ho. Bella, mi piace la playlist in base al posto in cui ti trovi. Questo è un ottimo consiglio. Va bene, grazie mille Rossi, è stato bello parlare con te e non vedo l'ora di vederti. Grazie a te, ti aspetto, non vedo l'ora. Ciao! E come sempre è stata una bellissima chiacchierata con la mia amica Rossi, avete segnato i suoi consigli? Una bella playlist per concentrarsi. Io mi sa che oggi farò una playlist proprio mood cielo grigio topo di Milano, perché è perfetta per questa giornata. Però adesso vi saluto perché io con Rossi ho altre cose da dirmi, ma queste non potete sentirle. Rossi? Ehi, ti sei divertita? Ciao Rossi, sì, dai, ti devo salutare. Ah, eccoci. Volevo darvi appuntamento alla prossima puntata di Fitness Confidential, anche perché sarà un viaggio bellissimo. Vi porterò direttamente nella West Coast, cioè a LA con Elisabetta Canalis. Alla prossima, amici, e mi raccomando, stay fit!